Buongiorno, buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione, l'ipnosi DCS vera e professionale. Oggi parleremo, ragazzi, di come comincio, cosa faccio, avevo paura. Oggi ti racconterò quando iniziai io tanti e tanti anni fa con l'ipnosi, dove avevo paura, ero scettico, impaurito, sospettoso, diffidente, chi più ne ha più ne metta, ed evitavo quando qualcuno mi parlava di ipnosi perché pensavo a stregonerie, a sette sataniche, oppure quando vedevo film dell'horror in TV, oppure giù cascasella, vedevo queste persone che andavano in trance e compagnia bella. Bene, sono stato tantissimi anni, da ragazzino ad adolescente a giovane, a tenermi lontano da queste materie, perché figlio di una mamma mezza suora mancata, sospettavo che ci fosse qualcosa di non chiaro, di non pulito, di non trasparente. Iniziò la mia avventura tanti anni fa, circa 20 anni fa, con un libricino di PNL, programmazione neurolinguistica, che mi fu regalato da mio fratello Alessandro. Iniziò così il famoso viaggio del salmone, non il viaggio dell'eroe, il viaggio del salmone. Perché che cosa fa il salmone? Va, nuota al contrario per deporre le uova e poi morire. Morire significa rinascere, no? Se rifletti, perché non esiste la morte, esiste la reincarnazione, il rinascere da zero in una nuova vita, per chi crede e anche per chi non crede. Per cui che cosa succede? Che il sottoscritto è partito da questo libricino, all'epoca non ero neanche un lettore di libri, non me ne perché mi ero laureato, avevo studiato tanti libri, usavo sempre la famosa frase dei laureati, ho letto tanto in vita mia, non mi interessa più, perché il mio subconsciente associava libro, dolore, sacrifici, perché studiare, ragazzi, studiare a certi livelli come il sottoscritto non è da tutti, ci si deve sacrificare. Io nello studio ero un secchione, timido, e chi più ne ha più ne metta, e che soffrivo, che mi facevo piacere i libri, i mattoni così della scuola, dell'università, e quindi ci davo sotto e prendevo i massimi voti e compagnia bella. Comunque, detto ciò, iniziai da questo libricino, andai e piano piano lessi più di 2000 libri, mi infervorai, mi appassionai a un punto tale che miscelavo tutte le tecniche di ipnosi vecchia, quando all'inizio, al momento attuale dell'epoca, e ipnotizzavo chiunque avessi davanti a me, in ufficio, nelle mie fabbriche, nel mondo, sulla spiaggia dei diversi mari, 10-20 persone con una faccia tosta mai vista, perché considera che ero un timidone, mi vergognavo, però veramente è vero, quando tu ti appassioni, credi in qualcosa, tu cammini sulle acque. Che succede? Che avevo ottenuto risultati incredibili. Nel 2008 si ammala mio padre di ictus, lo paralizza per la metà del corpo, della parte destra. I medici, gli specialisti, i neurologi e compagnia bella, a cui lo porto e spendo un botto di soldi, mi dicono: non c'è niente da fare, camperà, però sarà una larva nel letto. Infatti mio padre stava nel letto, è rimasto nel letto per un anno e mezzo, quasi due, con anticoagulante, perché questa è la medicina tradizionale, in quanto non esiste cura di fatto che lo ripristini, lo rimette in sesto, per quanto riguarda l'ictus fulminante, gravissimo, eccetera eccetera. E quindi io scrissi, da ipnotista autodidatta in tutto il mondo, mandai 1000 email in inglese, francese, giapponese, italiano, tedesco e compagnia bella, anche nel mondo dell'ipnosi, anche a medici che utilizzavano l'ipnosi, a psicoterapeuti mondiali, italiani, guru blasonati che avevano scritto tanti libri e compagnia bella, i quali all'unisono rispondevano: no, nel 2008 non c'è nulla da fare per suo padre, non c'è nulla, non ci sono casi di ipnosi che hanno curato, trattato, affrontato casi di ictus nella medicina, e neanche fuori dalla medicina, perché non esisteva nessuno. Mentre stavo per gettare la spugna, vedo un'email all'orizzonte su uno dei miei computer
della dottoressa Rina Brunini di Los Angeles Beverly Hills, che mi scrive testualmente: egregio, qui a Los Angeles, a Beverly Hills, noi abbiamo fatto e facciamo tanti casi di paralisi, di ictus e casi impossibili con l'ipnosi. Allora io, il sottoscritto, essendo di estrazione santommasiana, se non tocco, se non vedo, non credo, ma mi dissi, ci siamo sentiti su Skype, oltre all'email, con quella voce da streghetta, la dottoressa Brunini, però chiesi quanto costasse, disse $100, per lei posso fare $70, e lì è iniziata la mia avventura, perché mio padre una sola sessione online di ipnosi vera e professionale, non l'ipnosi pur buona che si trova in giro conformista e commerciale, nessuno dice il contrario, ma con l'ipnosi vera e professionale di Los Angeles Beverly Hills, un metodo unico al mondo, mio padre, e aggiungo anche mia madre, che all'inizio non voleva saperne perché anche lei pensava chissà che diavoleria, non ne voglio sapere, però non offendeva nessuno perché mia madre non è bizzoga. E niente, mio padre si è messo in sesto, ha iniziato a camminare, è campato altri 10 anni, adesso è scomparso da circa 2 anni. Mia madre, gli sono spariti tutti i dolori al petto perché era ansiogena, i dolori ai tendini perché pensavo fossero stati lavori fatti in casa, in Svizzera, in Italia, alla Filanto, famoso gruppo calzaturiero del pugliese. Perché no, io esco da una famiglia povera, molto dignitosa, ma pur povera, molto povera, e si portava lavoro a casa quando si era ragazzi, 5 figli, per cucire queste famose scarpe, quindi facevi delle dita, delle mani incredibilmente infiammate, e mia madre pensava che i tendini ai bracci fossero dovuti al lavoro, ai tanti anni di lavoro alla Filanto come lavoro a casa, invece non era così, il problema era l'ansia. Da quando mia madre utilizza il metodo DCS, ancora è viva, 84 anni, bene, mia madre non ha più questi dolori al petto ed è cardiopatica da anni a anno, rompendo un sacco di medicina oltretutto, non ha dolori ai tendini, utilizza il metodo DCS, possiamo dire H24, ha una cartella dove girano tutti questi file, e mia madre, se gli manca la mia voce, le mie parole, il mio sistema, il mio metodo, non riesce a vivere. Eppure c'ha 5 figli e tantissimi nipoti. Ti posso garantire che funziona, quindi come fai? Metti da parte lo scetticismo, la paura, ti capisco, perché anch'io, quando ero uno studente lavoratore senza una lira in tasca, ma anche prima, ero scettico e diffidente. Ad un certo punto, quando sei arrivato fino in fondo alla tua fossa, hai scavato, non ce la fai più, come anche il sottoscritto, era stressato, depresso, ansioso, chi più ne ha più ne mette, arrabbiato con la vita e con il mondo, quando stavo vicino a Milano in quel di Modena, e ho fatto 1000 lavori umili, dicevo, ma che caspita faccio su questa terra? Avevo asma, depressione, rabbia, eppure timidezza, eppure socializzavo con chi stava accanto a me, però dentro di me ardeva un fuoco. Bene, con l'ipnosi questo fuoco tu lo trasformi in energia positiva e non in stress che poi ti fa ammalare. E compagnia bella. Ricordati che i miei audio MP3 DCS di ipnosi vera e professionale non sostituiscono le cure mediche, una cosa non esclude l'altra, tu continui se vuoi a prendere le cure mediche, a seguire le terapie, le diagnosi del tuo medico o dello specialista della tua salute, ma una cosa non esclude l'altra. Però ricordati, le persone se seguono alla lettera le istruzioni DCS del dottor Claudio Saracino, facilissimi, alla prova di un nonno, di un pigro, di un idiota, cambiano da così a così, perché una delle caratteristiche o delle caratteristiche che distinguono il metodo DCS, di ipnosi DCS vera e professionale del dottor Claudio Saracino rispetto anche alla stessa ipnosi conformista e commerciale, pur buona che si trova in giro nel mondo e che non ruba neanche un secondo del tuo tempo, non perdi tempo, non lo rubi ai tuoi cari, alla tua famiglia, non metti la famosa tuta per andare in palestra a perdere minimo un'ora,
e un'ora di doccia, 3 ore in media per 3 volte la settimana, fatti un conticino, poi non saranno 3 ore, saranno 2. Ti fa risparmiare un botto di soldi perché calcola quanto ti costa andare a fare meditazione, yoga in palestra e compagnia bella, quanto ti costa al mese, all'anno e per anni, ma il tuo problema rimane sempre là. Mentre con l'ipnosi di CS si lavora a problema, singolo problema, poi se vuoi affrontare più angolature del tuo stesso problema perché non sai cosa hai e cosa non hai, scaricati più audio MP3, li metti insieme e lavoreranno da più parti, perché gutta cavat lapidem significa la goccia erode, sbriciola, distrugge la roccia. Però se tu metti più gocce insieme, la roccia si distrugge molto più velocemente e più facilmente rispetto ad una goccia soltanto, che comunque ottiene il suo risultato se segue la lettera e le istruzioni. E non lo dico per me, ripeto, io sto bene per le prossime 37 vite in avanti, grazie a Dio. Sono partito da studente senza una lira in tasca e oggi ho tantissime attività nel mondo, sto bene, grazie a Dio, grazie alla mente, all'ipnosi di CS, perché utilizzo l'ipnosi su di me e sugli altri da circa 12 anni a livello professionale, perché sono un professionista dell'ipnosi di CS vera e professionale. Quindi stai parlando con un mentore e non con un guru, con un professorone, perché sono anche un guru, ma sono soprattutto un mentore. Ti dico dove mettere i piedi, come ti senti, cosa ti senti, che cosa succede. Ok? Per cui, riassumendo, scaricati l'audio DCS MP3 che fa il caso tuo, oppure ti siedi presso un professionista dell'ipnosi vera e professionale della tua zona, se non hai voglia di o non mi credi o non fai, oppure ancora c'è la terza chance, che è quella di approfondire l'argomento ipnosi sul sito internet www.ipnologiassociati.com, oppure su Lancet Life, sono delle riviste scientifiche internazionali, e vedi che cos'è l'ipnosi vera e professionale. Aggiungo che il metodo DCS, che proviene da Los Angeles Beverly Hills, che ho coniato con il nome DCS, dottor Claudio Saracino, non ha uguali nel mondo. È di facile utilizzo, non ti stressa, non ti impegna, non ti ruba tempo, non ti fa mettere gli auricolari, niente, di niente, di niente. Sono solo parole naturali, potentissime, che hanno quasi un secolo di esperienza, che provengono direttamente dal professore Garai e dalla dottoressa Brunini di Los Angeles Beverly Hills. Io ci ho messo il 25-30% e 12 anni di esperienza su di me, su centinaia di persone nel mondo. Perché io, se non lo sai, mi ipnotizzo H24 dal 2008 ad oggi. Significa che anche adesso io sono ipnotizzato, e non sempre, eppure lo sono, che tu ci credono. Quindi fammi tutte le domande del caso, se ti senti in uno stato di ansia, depressione, hai un dolore cronico che non va via, mal di testa, mal di schiena, qualsiasi cosa, tuo figlio non vuole essere aiutato, un'altra delle caratteristiche che aiuta anche chi non vuole, c'è la gelosia in mezzo, non vivi più, eccetera, eccetera, utilizza il metodo DCS, che lo puoi utilizzare anche per aiutare chi non vuole il tuo aiuto, né quello di qualche guru, né online né offline, per poi utilizzarlo anche a sua insaputa. E funziona, funziona. Ok, si passa dal rilassamento alla molti parlano di rilassamento, ma un cambio di vista, un cambio di veduta della vita. Una volta che un alcolizzato, un drogato, un depresso, un ansioso cambiano il punto di vista, sono loro che vengono e ti dicono: mamma, papà, amico, amica, marito, moglie, aiutami, aiutami, ho bisogno del tuo aiuto. E lì o aumenti il numero degli audio MP3 DCS, oppure lo porti presso un professionista dell'ipnosi vera e professionale della tua zona, o presso un altro specialista che lo può aiutare. Ma quanta gente c'è, bambino, adulto, anziano, che non vuole o che non può essere aiutato? Mi viene in mente dei vecchietti che ho aiutato, che ha aiutato il sottoscritto, che urlavano di notte, che non facevano dormire i propri cari, ok? Possono essere aiutati da questo metodo. Quindi fammi tutte le domande del caso, oppure dei bambini che non parlano, hanno 4 anni, 6 anni, autistici, possono essere aiutati dal metodo DCS, eccetera, eccetera, eccetera. O chi non vuole, si rifiuta di essere aiutato, può essere aiutato col metodo DCS. Non credere neanche ad una parola del sottoscritto, non sto qui per vendere a nessuno, perché la vendita cosiddetta è gestita dall'Associazione Ipnologi Associati Los Angeles Beverly Hills e non dal sottoscritto, perché non ho bisogno di mangiare, grazie a Dio, come altra gente che parla e lo fa per un tornaconto personale, e
l'importante è che aiuti la gente, ma a me non interessa più di tanto. A te la scelta, o di rimanere come stai, oppure di provare a cambiare il tuo destino e quello del tuo caro, perché in più hai speso un sacco di soldi e una colazione al giorno per 30 giorni non ti cambierà la vita, per cui a parte ciarlataneria o meno, devi farti queste domande. Che cosa rischio? Ci sono degli effetti collaterali? No, perché si tratta solo di parole. Se fosse vero che ci sono degli effetti collaterali, dovresti spegnere TV, radio, social, amici, parenti che ti girano attorno e che loro ti causano danno, mille per mille, ma le mie parole positive, potenti, create ad hoc in una combinazione sincrona, come quando apri una cassaforte, sono la chiave del tuo subconsciente, che apre le porte ad una vita meravigliosa, come è successo a me e a tantissima gente. Quindi visita la mia fanpage su Facebook, Ipnosi e Autoipnosi del dottor Claudio Saracino, visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com, iscriviti a questo canale YouTube, Benessere Ipnosi Soluzione di CS del dottor Claudio Saracino, fa share, condividi con amici e parenti, perché può essere quel quid, quella molla che ti cambia la vita a te, al tuo caro, ma senza scherzi, ti parlo con il cuore in mano. Ti sto parlando con il cuore in mano, a prescindere, io ho i passi contati, le parole contate, i secondi contati, ok? Per cui fidati, funziona, a prescindere dal sottoscritto, vai da un altro professionista, chiedi al tuo medico curante se non è ignorante in materia ipnotica, però ricordati che su 100 medici o 100 psicologi o 100 psicoterapeuti in qualunque parte del mondo in cui ti trovi, solo uno conosce l'ipnosi. Di quest'uno bisogna capire se conosce l'ipnosi vera e professionale e soprattutto se ha affrontato e risolto casi come il tuo, dall'acufene alla depressione, all'impotenza, a problemi sessuali, eccetera, eccetera, eccetera. Ripeto, non è uno sfogo, è un invito a muoverti, un invito a credere in te stessa, in te stesso, ad aiutare chi non vuole il tuo aiuto, chi sta buttato nel letto davanti alla TV. Quanti giovani sono depressi? E non è colpa loro, è colpa della TV. Quindi puoi farcela con il metodo DCS. E poi seguimi anche su Instagram e Twitter, Benessere, Ipnosi, Soluzione DCS del dottor Claudio Saracino. E ricordati, mai dire mai. Un bacio, un abbraccio e alla prossima.